abbia avuto, e adesso appunto questa nuova ondata di immigrazione intellettuale di cui i nostri ricercatori sono una testimonianza, sappia che cosa significa un rapporto con persone che sono lontane e che cos'è avere a che fare con un italo-americano. E quindi di questo poi ci parleranno appunto i nostri amici. Ma quello che io invece volevo sottolineare è che per una coincidenza astrale stranissima, come succede ogni tanto, oggi è anche un giorno particolare in tutto il mondo, il giorno in cui si parla dell'immigrazione, la giornata mondiale dell'immigrazione. Ed è interessante che siamo riusciti per qualche giorno a far coincidere questa cosa, per cui appunto questo evento è anche sul sito del Ministero dei Beni Culturali a livello nazionale, che sono questi nostri amici, e anche la testa di Vincenzo Medevai, che non è con noi, ma non è con noi in spirito in questo momento a Istanbul, ma comunque c'è, entrano appunto in questa giornata particolare. E naturalmente dobbiamo anche dire che noi siamo paesi di immigrazione, in questo momento siamo anche paesi di immigrazione, e come all'epoca gli italiani erano brutti, sporchi e cattivi, noi dobbiamo stare molto attenti quando chiamiamo le persone che stanno venendo in questo momento in Italia negli ultimi anni, brutti, sporchi e cattivi, perché secondo il mio punto di vista molto modesto, il contributo che gli italiani sentiremo e sappiamo hanno dato negli Stati Uniti, perché è vero che mio zio da fare il muratore con le sue mani callose, e tra l'altro è stato anche uno degli operai, di migliaia di operai che hanno lavorato al World Trade Center, quindi la caduta del World Trade Center per lui è stata una scossa fortissima, anche perché mio cugino per me era dentro una delle torri quando è crollato, no? Il sopravvissuto. E quindi a proposito di storie, no? Di italiani, il loro contributo è stato enorme negli Stati Uniti. Pensate quanti sindaci, quanti uomini politici, quanti musicisti, quanti intellettuali in questo momento hanno origini italiane negli Stati Uniti, e così noi dobbiamo avere di queste persone che in questo momento stanno venendo in Italia una prospettiva di questo genere, cioè sono persone nuove che portano cultura nuova, che hanno voglia di lavorare e che in un futuro contribuiranno alla nostra all'Italia, così come gli italiani hanno un giorno contribuito e continuano adesso a contribuire, come vediamo in questo momento con lavoro intellettuale piuttosto che con lavoro manuale, ma comunque hanno contribuito, contribuiscono alla storia degli Stati Uniti, alla nascita e alla crescita degli Stati Uniti. Per noi siamo molto grati per tutto il lavoro che fai e fate tutti per promuovere la cultura e qui non solo qui a Napoli ma in Italia e nel mondo, quindi grazie mille. E appunto siamo qui oggi per parlare di un progetto a cui stiamo lavorando in Florida, che abbiamo iniziato verso il mese di gennaio, sì. E che appunto consta di una serie di interviste che abbiamo realizzato per l'archivio di storia orale che abbiamo creato nella biblioteca della nostra università. Io mi associo ancora ai ringraziamenti. Questo progetto, come è stato detto, è nato circa un annetto fa, nel gennaio del 2017, a seguito del seminario che abbiamo seguito con la dottoressa Italia Serra, riguardante proprio gli italiani, gli Italian Americans. E la dottoressa Sera è un'esperta di migrazione e di cultura italo-americana. E questo progetto si fonda su una serie di interviste relative a persone che vivono nel sud della Florida. Queste persone sono sia uomini che donne, di età compresa tra i 60 e i 90 anni, un target di un certo tipo, appunto perché noi volevamo vedere le esperienze, volevamo studiare le esperienze di persone che erano migrate all'inizio in una parte degli Stati Uniti e poi hanno fatto un altro tipo di migrazione scendendo nel sud della Florida. La Florida non è stata precedentemente studiata perché appunto è italiana negli Stati Uniti, è proprio la zona del Northeast, quindi la zona di New York, le zone principali appunto sono la zona di New York, Baltimora, Pittsburgh, Chicago, anche San Francisco, quindi quelli sono stati i punti di arrivo principali. Poi, proprio per quello che appunto anche Lucia diceva, c'è sempre il desiderio dell'italiano di raggiungere i paesani. Quindi, per esempio, dopo che c'è stato questo iniziale stanziamento in queste zone, successivamente tutti gli altri sono seguiti in questo periodo, quindi periodi successivi hanno raggiunto i paesani, andando a consolidare per la nascente comunità italo-americana. Quindi l'originalità di un paese come la Florida è proprio quella di non aver subito, tra virgolette, questa migrazione diretta, ma di aver appunto essere stata protagonista di una seconda migrazione, di una migrazione interna negli Stati Uniti. Abbiamo tra l'altro appunto proposto ai nostri intervistati una serie di domande
appunto chiedendo sempre le stesse domande, in modo tale da tenere in considerazione appunto le loro risposte, non creare discrepanze, insomma. E abbiamo deciso di soffermarci principalmente su tre temi. Quello appunto della Florida come aspetto principale, come luogo di una nuova migrazione, quindi perché scegliere la Florida, in specifico la parte meridionale della Florida, e a livello di ricordi, di un legame che possa collegare queste persone alla loro infanzia in Italia, due aspetti, quello materiale dei progetti e quello linguistico, quindi valutare nelle loro risposte quali fossero gli oggetti a cui loro erano legati e quali sentimenti erano legati a questi oggetti, e l'aspetto linguistico perché alcune di queste persone non parlano italiano, sono persone nate nel territorio americano, quindi la loro prima lingua è l'inglese. Quindi vedere a livello linguistico cosa loro sapevano, come, quali erano i ricordi legati a queste parole. Parole, motti, filastrocche, canzoni, e vedere quali erano gli aspetti legati a questi aspetti linguistici. Inoltre, oltre alla parola, l'altro elemento è l'accento e il dialetto, quindi valutare come loro pronunciano le parole italiane o come le ricordano. O come le imparano, perché molto spesso non hanno imparato la lingua italiana a scuola, bensì nell'ambito familiare, quindi magari erano legati alle nonne o alle madri, e molto tendenzialmente era il dialetto, la lingua più parlata, quindi c'era un accento un po' più dialettale, molto forte. Infatti una cosa interessante è che per esempio ci sono una serie di persone, come diceva Federico, la cui prima lingua è l'inglese, che non parlano italiano, parlano veramente pochissimo italiano, che però hanno deciso di studiare l'italiano per appunto in un certo senso approfondire quella che è la loro cultura italiana, e incredibilmente quando hanno poi imparato l'italiano hanno mantenuto l'accento delle loro origini, dei loro nonni, dei loro genitori, nonostante però non parlassero italiano in presenza, quindi è una cosa come se l'accento fosse latente dentro di loro. Contestualizzare la migrazione che parte dall'Italia verso gli Stati Uniti. La prima migrazione importante avviene alla fine del 1800 fino tendenzialmente all'inizio degli anni 30, questo è il primo blocco di migrazione italiana. Il successivo blocco è intorno agli anni 50. Infatti questo blocco successivo negli anni 50 è quello che interessa proprio a noi, perché è il primo, che appunto va anche noto come la grande migrazione, c'è stato questo spostamento, come abbiamo detto prima, degli italiani dalle zone del sud Italia, quindi Sicilia, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, che sono appunto le regioni con un maggior numero di migranti. Sono arrivati appunto nelle zone nord-est e poi negli anni 50 c'è stata questa seconda migrazione sia interna degli Stati Uniti e poi in altre zone anche per esempio molto nel Sud America, nel Sud America oppure in altre zone anche all'interno dell'Italia stessa, tra nord e sud, quindi questo diciamo contestualizzato nell'arco degli anni 50. Ed è interessante notare, poi ti lascio ti do la palla perché è un'esperienza molto importante da raccontare. Le persone che noi abbiamo studiato, diciamo così, provengono dalla prima, dalla seconda e dalla terza generazione, ed è importante sottolineare questa differenza perché la prima generazione, come molto probabilmente lo zio di Lucia, viene dall'Italia, è una persona italiana che parla la lingua italiana ed è fortemente radicata, parla il dialetto ed è fortemente radicata alla cultura del territorio italiano. La seconda generazione invece sono i figli di queste persone che nascono nel contesto di destinazione, nel contesto americano, e sono persone che tendono all'integrazione più totale, linguistica, culturale, e non parlano italiano, e quindi c'è una sorta di gap, di buco d'acqua che si frappone tra le due generazioni. La terza generazione invece è quella dei nipoti, che cercano in qualche modo di colmare questo buco, di colmare questo gap, andando a studiare la lingua italiana in modo tale da poter comunicare con i nonni, che trasmettono a loro i valori di cui noi ci stiamo occupando nelle nostre interviste, quindi di vedere quali sono le cose che hanno valore per questa terza generazione, quindi l'aspetto linguistico e i ricordi che sono stati tramandati attraverso gli oggetti. E proprio diciamo, per illustrare questa differenza tra le due generazioni, che ovviamente appunto è una generalizzazione, quindi ci sono ovviamente le differenze del caso, però anche per esempio in base alle nostre interviste, poi c'è questa struttura generale che ha trovato un certo riscontro anche con
con le persone con cui abbiamo parlato. Se vogliamo fare degli esempi anche proprio dalla letteratura italoamericana, basti pensare per esempio a un romanzo come quello di Pascal D'Angelo, Sono d'Italy, che racconta proprio la storia di una storia autobiografica, che racconta proprio di come lui sia arrivato negli Stati Uniti, la difficoltà di, appunto, Federico ha difficoltà di integrazione perché Pascal D'Angelo parlava soltanto italiano, non parlava inglese ed era diventato uno dei tanti piccoli, quindi piccone e pala, che erano i lavori che potevano affrontare non conoscendo la lingua. Infatti. Esatto, ed è una quella generazione che lavora come noi italiani sappiamo fare, quando vogliamo, lavora faticosamente per mettere appunto soldi da parte per dare ai propri figli un futuro migliore. Infatti è molto comune nella prima generazione questo desiderio di rendere i propri figli americani, perché loro sanno che in corso non potranno mai diventarlo, perché loro saranno, non sono italo-americani, sono proprio italiani, però vogliono che i propri figli siano americani. Infatti poi appunto nella seconda generazione, se pensiamo a un romanzo come Il giudice di Donato, questo in concreto, che è uno dei maggiori appunto più rappresentativi di questa diciamo, fase, in cui appunto vediamo che i figli di questa seconda generazione si sentono, hanno avuto, non dico tutto, ma hanno avuto il terreno sperato dei propri genitori, sono nati lì, hanno imparato la lingua a scuola, sono stati immessi proprio nel sistema scolastico, quindi hanno un'integrazione anche a livello sociale differente da quella dei propri genitori. Infatti è molto comune anche il senso quasi di vergogna nei confronti dei propri genitori, che magari in realtà non riescono a seguire il loro passo in un certo senso. Ovviamente noi ci siamo incuriositi del perché si stava creando, perché nel sud della Florida, e nella Florida in maniera specifica, non ci sono grandi comunità di italo-americani. Quindi la nostra domanda è stata perché ci sono degli italo-americani in Florida e cosa li ha spinti a scendere giù. Quali caratteristiche offre la Florida rispetto alle zone del nord-est. E non abbiamo preso in considerazione quelli che in inglese sono chiamati gli snowbirds, cioè gli migratori che vengono nel sud della Florida per godere di 6 mesi di caldo, quando a New York ci sono meno 12 gradi. Quindi non abbiamo preso in considerazione queste persone che fanno 6 mesi e 6 mesi, abbiamo solo preso in considerazione le persone che vivono e sono stanziate in Florida. Parliamo diciamo delle motivazioni che abbiamo riscontrato, appunto del perché questi italiani americani hanno deciso di migrare e di spostarsi nel sud della Florida. Innanzitutto abbiamo trovato appunto due motivazioni principali. La prima è quella del lavoro, che poi è la stessa che ha spinto i primi migranti appunto ad andare negli Stati Uniti. E infatti per esempio una delle nostre intervistate, Jean Giarrusso, è arrivata da Rhode Island nel 1986 in South Florida. E lei ci raccontava proprio dello shock che ha subito, perché Rhode Island è una delle comunità, diciamo così, una delle comunità americane molto solida, in cui l'intero quartiere è completamente abitato da italiani, i negozi sono italiani, le insegne dei negozi sono in italiano, senti parlare completamente italiano per strada, tutti i tuoi vicini vengono non solo dalla stessa regione, ma vengono proprio dallo stesso paese da cui tu originariamente provieni, quindi veramente una sorta di succursale. E lei si è ritrovata a doversi spostare da questa città, da Rhode Island, in Florida, dove praticamente non ha trovato per niente le stesse caratteristiche, quindi raccontava proprio lo shock di doversi in un certo senso reinventare, no? In un contesto completamente diverso. La seconda motivazione che abbiamo trovato è quella del clima, e dal momento che stiamo appunto analizzando l'immigrazione degli anni 50, non è tanto appunto, come diciamo prima, una sorta di motivo, diciamo, ludico, quindi andare dove c'è un clima migliore per una questione, dopo la pensione per intenderci, è sempre legato a problemi di salute. Quindi per esempio sono persone che soffrivano per esempio molto d'ansia o problemi respiratori, e quindi alla fine per questi motivi di salute hanno deciso di spostarsi in zone più calde e quindi spostarsi nel sud della Florida. Questo per esempio è il caso di una delle nostre intervistate, di cui vi parleremo molto a lungo, che è Anne Capone, una delle nostre... La mia preferita, lei ha più di 90 anni, sì. Lei ha più di 90 anni ed è nata all'inizio del Novecento, sì, praticamente intorno agli anni 20, sì. E appunto lei raccontava che lei è nata a New York da genitori di Afragola, quindi Domenico Capone e Rosa Tremonti, entrambi di Afragola,
anche qui è una storia interessante perché il padre è arrivato prima della madre e la madre è arrivata per raggiungere una sorella. Nel momento in cui è arrivata, la sorella ha detto: ok, io ti ho organizzato già il matrimonio, c'è un paesano, un bravo ragazzo, non ti preoccupare. E tra l'altro erano entrambi giovanissimi, perché il padre è arrivato a 17 anni, lei a 15 anni, quindi veramente giovanissimi. Era a lei che ha deciso di spostarsi appunto più a sud. Lei soffriva d'asma, quindi prima la chiesa non le impediva di vivere al meglio, quindi ha trovato subito la forma come una sorta di situazione terra per questioni di salute, quindi la nostra motivazione. Un'altra motivazione sempre la principale a livello di spazio è la differenza tra lo spazio esterno e lo spazio interno. E poi secondo noi la principale differenza, perché se dovessimo appunto tutte le varie differenze, le piccole caratteristiche che appunto differenziano questi due gruppi migratori, questa sarebbe in un certo senso quella che racchiude un po' tutte le differenze, che è appunto come dici tu la diversità della concezione dello spazio. Perché in nord-est, anche come abbiamo visto nella rappresentazione di New York, della festa di San Gennaro, nella parte del nord-est, quindi in queste grandi città, New York, Philadelphia, hanno delle vittorie molto grandi e molto importanti. E sono caratterizzate dal ricreare di punto in bianco l'aspetto, cioè la città come veniva vissuta, il paesello come veniva vissuta. Per quello che avevo anche un'esperienza di una mia parente di Castel di Sangro, quindi che sia molto familiare anche a voi questo paese, e lei ci faceva vedere, lei abita a Pittsburgh, e ci faceva vedere dove abitava all'inizio del suo trasferimento e ci indicava casa per casa tutti i suoi paesani e come ricreavano le feste e la vita di quartiere. E la vita di quartiere era molto importante perché era fonte di socializzazione. Infatti uno dei nostri intervistati, all'anagrafe Vincenzo Zarrilli, poi ha cambiato nome in Vincent per americanizzarsi un po', lui ci ha raccontato che per ricreare questo ambiente, vivendo nel sud della Florida, invita i suoi amici per giocare a carte. Quindi non c'è più lo spazio esterno della vittoria, della strada, del bar, ma c'è uno spazio interno di vita sociale. Realizzano proprio delle la scorsa Pasqua. Questo è a Long Island, è proprio cioè l'intero quartiere che partecipa a queste processioni, si veste di tutto punto, le persone accorrono e partecipano anche come spettatori. E infatti poi c'era anche un nostro professore che ci raccontava invece di un'altra processione molto famosa, che è la festa del bambino, in cui praticamente si porta in processione questa bambola, che rappresenta appunto Gesù Cristo, e tutte le persone che accorrono per strada per baciare il bambino Gesù, e si crea proprio un movimento per strada che, come diceva appunto Lucia, anche oggi non è che si vede, a parte se non in occasioni particolari, in alcuni paesi si sud, quindi c'è questo modo di vivere, di esternare questo senso di religiosità collegandolo poi al territorio, quindi all'ambiente esterno. Di geografia, di paesaggio geografico, nel nord e nord-est degli Stati Uniti è possibile costruire su più livelli anche sottoterra, quindi la casa era strutturata con il basement, con la cantina, e la vita degli italoamericani si gestiva lì sotto. Non solo la vita sociale, ma anche il creare e conservare il vino. E il padre di questa nostra cara amica 90enne, quando le fu chiesto da sua figlia di trasferirsi con lei, perché voleva avere tutta la famiglia vicina nel sud della Florida, lui rispose: io mi piace il clima, mi piace dove vivi, ma non avete la cantina, perché in Florida non c'è la possibilità di costruire sottoterra, in quanto anche per legge, essendoci acqua, fango, sabbia, proprio per legge c'è una distanza tale da che si può colmare, ma non sufficiente per una cantina. Quindi il padre, che produceva vino, non aveva la possibilità di conservarlo. Lui ha detto: questa è la mia vita, io qui non ho la possibilità di vivere come vivrei su nel nord-est. Quindi in questo caso lei raccontava che per il padre appunto l'atto di fare il vino, di produrre il vino da sé, era ciò che lo avvicinava. Lui appunto era italiano, di un immigrante di prima generazione, quindi lui era abituato a fare il vino con i suoi genitori, ed è quello che in un certo senso racconta anche la sua italianità, quindi è stato interessante. Poi per esempio anche un altro caso in cui ci raccontavano del basement e del fatto che gli italoamericani avessero
una casa perfetta al primo piano terra, che però non poteva essere toccata perché era la casa che vedevano gli ospiti quando dovevano entrare, da mostrare. Quindi per esempio c'erano tutte le poltrone dove non ci si poteva sedere, la cucina che però non doveva essere sporcata. In realtà la vera e propria vita si svolgeva nel basement, quindi sotto la cantina. E anche quando per esempio noi siamo stati a Pittsburgh a visitare queste case, ci hanno fatto fare il tour della casa e poi subito ci hanno portato di nuovo a farci vedere che quella che era in realtà una sorta di replica, quindi c'era un'altra cucina, altre camere da letto. E quella era la parte vissuta della casa. Sì, cosa che appunto in Florida non può avere per queste ragioni tipo strutturali.